bentornato a Dario Bressanini. Buongiorno. Grazie. Abbiamo già avuto il piacere di averti al telefono poco tempo fa. Sì. E di averti anche fisicamente in studio qualche anno addietro. L'amatissimo docente, come viene chiamato dal suo pubblico, ha appena pubblicato il quarto libro della sequenza La Scienza, giusto? Esatto. I precedenti erano La Scienza di Pasticceria, poi c'è stata La Carne e l'ultimo, prima di questo, La Scienza delle Verdure. Delle Verdure, per cui eri rimasto sempre in un ambito alimentare quasi. Sì, esatto. Questa volta hai fatto un salto di qualità enorme, nel senso che hai trovato un argomento di cui si parla poco pubblicamente, ma che è ovviamente nell'intimo di qualunque casa, di qualunque famiglia, la scienza delle pulizie. Sta avendo talmente successo che è uno dei libri più venduti in Italia in assoluto. È il primo in classifica. Tu dimmi. Caspita. Sì. Sono uscito dalla cucina per andare in bagno e in altri posti, diciamo così. Per a casa anche altri locali. Assolutamente. Quindi da venire. La chimica è ovunque. In tutti i locali della casa. La pulizia, certo. Evidentemente. Allora, il sottotitolo recita: La chimica del detersivo, della candeggina e le bufale sul bicarbonato. Sfogliandolo, vedo che tu hai diviso ovviamente per capitoli, ce ne sono di tutti i tipi, no? Quelli più scientifici, forse, che ne so, gli acidi e le basi, esatto. Il calcare, e quelli magari un po' più comprensibili, tipo i saponi. Partiamo da qui. Comunque sono tutti comprensibili, nel senso che ci tengo a usare il tuo lavoro. Sì, ci tengo a usare un linguaggio molto semplice, accessibile a tutti. Perché non è necessario usare dei paroloni come... Però perché è importante per una persona normale saperne di acidi e basi? Perché per esempio se tu hai un tipo di sporco, per esempio il calcare che abbiamo nel piatto della doccia, oppure anche i residui di calcare della macchinetta del caffè, certo. Tu se sai che quel calcare è alcalino, allora lo devi combattere con un acido. Tanto è vero che, diciamo, storicamente si usa l'aceto, che è acido. A me non piace perché puzza. Certo, non voglio avere l'odore di aceto in casa. L'aceto va bene sull'insalata. Scusami, ma immaginati di metterlo nella caffettiera. Esatto. Nella caffettiera. Sì, il caffè che sta di aceto, no? Ma non esiste al mondo. Per cui io, per esempio, suggerisco di usare l'acido citrico, che ormai si compra, è solido, non puzza perché non è costa volatile. Costa poco, sì, lo si compra in barattoloni da un chilo. E dove si compra? Per esempio, online, ma anche nei negozi di pulizia. Io lo compro tipo nei Brico Center, nei negozi che fai da te, anche in alcuni supermercati ormai c'è. Sfuso. Senti, i negozi di pulizia a cui fai riferimento stanno avendo molto successo, no? È una cosa che quando noi eravamo ragazzi non esistevano, al massimo c'era un corner in un piccolo, sì, quelle robe lì. È già la seconda volta che lo nominiamo. Adesso tu entri in questi posti che hanno questo profumo di pulito e quindi ci passeresti anche la giornata, insomma. Io passo un sacco di tempo perché professionalmente per leggere le etichette, perché c'è un mondo dietro le etichette e a volte non sappiamo che cosa comprare, cioè abbiamo l'idea un po' che ci siano troppi prodotti, cioè abbiamo un po' anche il timore che ci stiano un po' fregando, no? Che magari ci vendano due o tre prodotti uguali con confezioni diverse per cose diverse. A volte è così, sì. A volte no, però per capirlo dobbiamo andare oltre i claim, le figure in etichetta e andare a leggere un po' quello che c'è dietro. Certo. E quindi il libro è nato anche per questo, prima di tutto per aiutare me per capire, insomma, avrò davvero bisogno del detersivo con gli enzimi, no? O quello per i colorati e così via. E poi per aiutare appunto chi fa le spese anche a risparmiare, perché costano un sacco di soldi i detersivi, tra l'altro. No, per esempio, non so se fa parte delle cose di cui racconti, si dice che il dentifricio andrebbe cambiato molto di frequente. Cambiare marca. Dovresti usare una marca diversa, che ne so, ogni volta che finisce il tubetto, perché ogni dentifricio avrebbe, dicono, delle proprietà differenti. Allora no, questo non... Non ti risulta. Non mi risulta, però non parlo di dentifrici, perché anche se le persone magari non lo sanno, i dentifrici ricadono nella legislazione dei cosmetici. Ah, okay. Quindi sono cosmetici e hanno tutta una legislazione. Già pronto il prossimo libro. La scienza dei cosmetici. No, c'è chi si occupa anche di queste cose. Anche gli shampoo, per esempio, sono tecnicamente cosmetici. Uh-huh. Per cui sembra una differenza da poco, ma in realtà è notevole perché impedisce o obbliga a usare certi tipi di ingredienti. Quali sono le bufale sul bicarbonato? Ce ne sono tantissime. La più, secondo me, diffusa, ma anche la più, diciamo, pericolosa, è quello che disinfetti. Il bicarbonato non ha alcun potere disinfettante. Uno dice, vabbè, ma chi se ne frega? Per la maggior parte delle persone sì, casomai lo sprechi. Male non fa, tu dici. Sì, male non fa, lo mangiamo. Però, per esempio, lo consigliano purtroppo anche ginecologi e medici
per disinfettare, lavarsi. Per disinfettare le verdure in gravidanza, perché per vero ecco, il problema è che il toxoplasma, che è appunto questo questo microorganismo che può fare molti danni al feto, non viene ucciso dal bicarbonato, neppure dalla mucchina, eppure c'è questa idea di prendere le verdure, uno le disinfetta col bicarbonato, dicono, e uno si sente sicuro. In realtà no, e questo purtroppo può portare delle conseguenze. E con cosa potrebbero essere invece disinfettati? Ecco, purtroppo la disinfezione dai batteri, c'è un capitolo proprio apposta, uno la può fare con della mucchina, un po' di ipoclorito di sodio, ci sono dei prodotti apposta, però purtroppo per esempio per il toxoplasma l'unica cosa è o sbucciare, che ovviamente non posso posso sbucciare la mela, ma non posso sbucciare le fragole o l'insalata, oppure cuocere, purtroppo è l'unica cosa, e questo non lo sanno, quindi tante donne in gravidanza hanno avuto la falsa sicurezza di mangiare in tranquillità, quando in realtà è sbagliato. Ti chiariamo un pochino come ci si comporta davanti a una lavatrice. Allora, davanti a una lavatrice bisogna prima prepararsi, nel senso che ecco qua, sì. No, poi finalmente possiamo chiedere quella cosa sui capi sportivi, sui capi sportivi sintetici che si ammalano, alcuni dei quali a un certo punto è come se si ammalassero e la malattia consiste nella puzza eterna, cioè hanno un emiciclo, una volta indossati al primo sudore viene fuori un odore nauseabondo. Sì, perché questo, infatti, davanti alla lavatrice la prima cosa da fare ancora prima di mettere i capi è dividerli, perché non vanno tutti messi insieme, quindi, non solo per colori, no, per colori, ma ancora prima per tipo di tessuto, perché il cotone si comporta in una certa maniera e ha bisogno di certi detersivi, e invece i tessuti sintetici no, hanno bisogno di altri tipi di trattamenti, e soprattutto per l'odore, perché certi batteri, perché puzzano? Perché i batteri si inseriscono dentro le fibre del sintetico. Plastiche. E non muoiono più. O non muoiono più, o rilasciano tutta una serie di robe puzzolenti, per cui vanno trattati separatamente a temperature diverse. Quindi il calzino con cui tu fai la maratona, no, a un certo punto cammina da solo, capito? Sì, perché ha imparato dalla corsa. Ci sono degli additivi che vengono chiamati igienizzanti, anche se non è proprio corretto, che servono anche proprio per eliminare la carica batterica a base di ipercarbonato, per esempio. Uccidono i batteri. Non li uccidono proprio tutti, ma fanno un gran lavoro. Se ti facci sognare, la puzza che sentiamo dei batteri è la loro pupù? No. Allora, sarebbe bello, anche se è simile. Diciamo che sono le loro escrezioni. Quindi, se vogliamo, il sudore dei batteri. Diciamo sudore. È un po' come il mondo degli acari. Sì, è quello che producono mangiando. E siccome producono alcune sostanze che sono puzzolenti, i nomi sono eloquenti, cioè l'acido capronico. No, l'acido caprico. Cioè, i chimici gli hanno dato questi nomi proprio perché. Volutamente. Volutamente. E quindi rimanendo incastrati nelle fibre, oppure nella lavatrice, a volte uno apre la lavatrice e puzza. Sì. Quindi è per questo che bisogna usare certi tipi di additivi con un lavaggio. Adesso facciamo un break e mettiamo la canzone. Al primo cliente, lei si chiama? Io mi chiamo Curti Matteo. Bene, che cosa vuoi, Curti Matteo? Io vorrei sapere come estinguere la puzza dalle scarpe da ginnastica. È autobiografica la domanda? Sì, molto. Okay. Ce l'ho, ma è un problema che colpisce molti. Allora, estinguerla non si può, però siccome la puzza è derivata dai prodotti, dei batteri che sono presenti lì, e questi prodotti sono acidi, come dicevamo prima, per esempio la polvere di bicarbonato può servire temporaneamente a secco dentro, in parte neutralizza questi odori, questi acidi, e poi si può portare via. Ovviamente i batteri sono ancora lì, non sono stati uccisi, però temporaneamente può funzionare. Bene. Questo è interessante. Potete chiedere al dottor Bressalini come eliminare tracce di sangue? Non sono, dice, un delinquente. Mi sono bucato la mano, le gocce di sangue hanno rovinato la mia maglietta preferita dei Ramones. È sacra. Io elimino le tracce di sangue di solito sui muri, perché uccido le zanzare, le sopporto. E allora lascio nella macchietta. Certo. Allora, è efficacissima, se sono sangue, diciamo, fresco, è efficacissima l'acqua ossigenata. Io si prende un cotton fioc con l'acqua ossigenata che abbiamo tutti in casa. Certo. E si tampona e si sbaglia. Bianca e benissimo. Invece per eliminare le zanzare tu cosa usi? No, allora, oltre alla mano. Oltre alla mano è efficacissimo, se fa ridere, un piccolo aspirapolvere.
perché quando c'è la zanzara che ti gira, uno di quegli aspira sbriciole, cose di questo genere. Quelli c'è insetticida, quelli anche su piastrina, quelle robe. No, quelli in piastrina purtroppo funziona poco. Le zanzare sono attirate dalla nostra anidride carbonica, per cui ci sentono, ci annusano lontano, sentono i nostri odori, per cui quando per abbattere dobbiamo farle arrivare in zona contraerea, mettiamola così. Assolutamente. Domanda per Dario: il cane ha fatto la pipì in casa, va bene pulire con la candeggina? Queste cose non va fatto, perché anche per i gatti è lo stesso problema, questi odori, anche l'ammoniaca per esempio, in realtà poi vanno ad attirare la volta successiva gli animali per fare una cosa di questo genere. E quindi con cosa lo puliamo? La cosa migliore è se un tappetino si può mettere in lavatrice, è la cosa migliore. Altrimenti, per esempio, ci sono dei prodotti specifici che uno va a comprare nei negozi, può tamponare un po' con sempre un po' di bicarbonato. L'idea è di assorbire l'odore, acqua, però è difficile, l'urina è difficile. C'è un bellissimo box sull'alcol denaturato, quello rosa, sul perché rosa. Adesso non voglio perdere tempo prezioso. Se no la gente se lo beveva. Se no la gente se lo beveva. Cioè, siccome quello da bere costa di più per delle accise, per delle tasse che hanno messo, perché sai. Cioè, quello da bere è quello con cui si fa il limoncello. Allora, per essere sicuri che la gente non si mettesse a casa a distillare quello rosa, gli hanno messo non solo il rosa, ma la sostanza più amara in natura. Il cloro di denatonio. Sì. Proprio per evitare che. Molto bello. Ed è. Non puoi distillarlo, non c'è non modo. Puoi distillarlo. Assolutamente. Allora, 46 anni fa, quando io iniziavo a fare la radio, il mio sogno era parlare di musica, presentare i dischi, non so, il nuovo di Barry White. Sì, bravo. Se 46 anni fa una telecamera proiettata nel futuro mi avesse registrato mentre facevo questa domanda, non avrei fatto la radio. Sentiamo. Laura, vorrei sapere come togliere la macchiolina gialla che si forma nello scarico dell'acqua del WC. No, quella lì mi sa che prego. Allora, è una specie di ruggine. È ruggine che deriva dalla tubatura. Però perché si forma? Perché ci sono dei residui di calcare che si sovrappongono di solito alla ceramica. La ceramica non dovrebbe diventare marrone. Quindi si formano via via dei residui di calcare a cui si vanno a inserire dentro la ruggine. Quindi il trucco è cercare di sciogliere il calcare. E quindi l'acido citrico si può fare. Qualcuno ci butta dentro pure la Coca-Cola perché è acida. Ho una domanda. Però insomma è meno efficace. Ok, diciamo che l'acqua di Milano, per esempio, è molto calcarea. Sì. Ok. Se io bevo quell'acqua lì del rubinetto, mi vengono i calcoli? No, assolutamente no. Non c'entra niente. No, i calcoli vengono fatti dallo salato di calcio. Il carbonato di calcio, anzi, addirittura noi esseri umani prendiamo il calcare, sono il sale di calcio e di magnesio dall'acqua che beviamo. Per cui. Cioè ci serve quasi? Sì. No, non quasi, proprio è utile. Okay. Abbiamo il paradosso che il marketing spinge molto sulle acque a bassissimo residuo fisso. Vendono dei depuratori, per cui le persone prendono appunto queste acque e poi magari si prendono gli integratori di calcio, ecco, magari bevi l'acqua del rubinetto se ti piace, perché il sapore può influire. Molto buona, quella di Milano è strabuona. Io la bevo senza problemi. Certo. Ci sono circostanze in cui il water puzza, non quando viene frequentato, per sua natura, diciamo, quando la bassa pressione o miasmi che arrivano dalle fosse biologiche. Ho letto da qualche parte che il vino riesce a limitare questa puzza, quindi se uno avanza del vino che non beve non più, letto la scienza delle pulizie, caro Matteo. C'è lì tutto un capitolo anche su questo. Allora, il vino, forse questa idea nasce dal fatto che contiene dell'alcol che può ridurre i batteri, però se tu hai una fossa biologica di vari a meno di versagli puntino, no, ci saranno degli enzimi che possono essere mandati per uccidere. Chiudiamo con Rossana che chiede come, quando e quanto lavare la lavatrice, cioè va lavata anche lei stessa? Sì, per il motivo che dicevo prima. Una volta non i batteri rimangono anche nel cestello. Una volta si lavava a 60 gradi o 90 gradi, quindi i batteri morivano. Come si fa a lavare la lavatrice? Ci sono o dei prodotti che si chiamano cura lavatrice, che di fatto contengono un po' di acido citrico che elimina il calcare e delle sostanze. Però in realtà non è obbligatorio utilizzare dei prodotti specifici. Sarebbe sufficiente magari una volta al mese fare un lavaggio ad alta temperatura. Sì, ma magari con qualche come la lavastoviglie. A 60 gradi, se uno proprio vuole igienizzarla, usa appunto per esempio questi additivi con il percarbonato che liberano ossigeno e uccidono proprio la maggior parte dei batteri. Le nuove lavastoviglie ti avvisano sul programma igienizzante. Sì.
Bene. Beh, bellissimo. Bellissimo. Devo dire, una mezz'ora. Vabbè, andiamo avanti ancora un'altra ora. Stavo pensando, il venerdì invece che Aldo Rock, ma facciamo venire pensare, Dario. No, ti prego. Magari. Date un supereroe anche lui, no? Grazie, complimenti come sempre. Grazie, alla prossima. Grazie a voi. A domani.